11 nuovi profughi sono arrivati questa mattina sul nostro territorio e sono stati collocati in una Piacenza ormai satura. Siamo in una situazione d'emergenza, ha affermato il prefetto Anna Palombi, che questa mattina ha convocato in via San Giovanni i 19 sindaci, ma se ne sono presentati solo 10 che ancora non hanno offerto la propria disponibilità ad accogliere i profughi. Purtroppo questa è un'emergenza da cui non ci possiamo tirare indietro. In mattinata arriveranno 11. Li dobbiamo mettere a Piacenza, però a Piacenza non abbiamo più la possibilità, quindi bisogna che i sindaci, io ho detto, ci mettano un po' di buona volontà per trovare un appartamento, un ostello, un condominio, un albergo, qualsiasi cosa, e poi noi l'aiuteremo come abbiamo sempre fatto. I sindaci hanno richiesto al prefetto di poter condividere un serio piano di accoglienza e hanno negato di aver ostacolato i privati desiderosi di accogliere i profughi. Noi dobbiamo capire anche dove andiamo a posizionare questi profughi, che poi alla fine non tutti sono profughi, dobbiamo dircelo in modo molto chiaro. Il nostro territorio, dico il Palo della Valtrebbia, credo che abbia dato, perché ne abbiamo 30 noi. Io ho alzato la voce anche perché da me non è mai venuto nessuno a dirmi che ha disponibilità di un appartamento da mettere a disposizione. Il problema non è il dove, il come vengono gestiti questi ragazzi. Ce ne sono dei bravissimi, perché? Perché sono gestiti bene. Anna Tanzi, sindaco di Sarmato, ha proposto di collocare i profughi nella ex caserma militare nel quartiere Sant'Antonio, ma il prefetto ha così risposto. Le caserme si possono usare, ben vengano, se sono in condizioni di accoglienza. Se sono abbandonate da 20-30 anni, come si può fare accoglienza? La decisione di ospitare i migranti ancora sul territorio di Piacenza ha sollevato le perplessità dell'assessore Cugini, che lamenta il sovraccarico di presenze sul suolo comunale. Anche il Partito Democratico, con il consigliere regionale Molinari, si dice aperto all'accoglienza, ma invoca un piano nazionale serio e strutturato.